È il 1° settembre del 2009 e ci troviamo in Italia all'aeroporto di Verona Villafranca. Un Airbus A320 con a bordo 70 passeggeri si sta preparando al decollo dalla pista 04. Ma nel momento in cui i piloti aumentano la potenza dei motori, il muso dell'aereo inizia a sollevarsi da terra da solo, senza che i piloti potessero far nulla per controllarlo. Cosa stava accadendo a bordo del volo Airvalet 5378 e come prosegue questa storia? Prima di continuare, ci tengo a precisare che non sono un pilota o un esperto di alcun tipo, ma solo un grande appassionato d'aviazione desideroso di raccontare queste storie. E senza ulteriori indugi, mettetevi comodi, allacciate le cinture e preparatevi alla storia del volo Airvalet 5378. Come annunciato dall'introduzione, ci troviamo all'aeroporto di Verona Villafranca il 1° settembre del 2009. L'aeroporto Valerio Catullo di Verona è uno scalo di piccole e medie dimensioni situato appunto in Veneto. Al giorno d'oggi la maggior parte dei voli che vi operano sono di compagnie low cost come EasyJet e soprattutto Volotea, la quale possiede una vera e propria base lì. Ma vi sono anche altre del calibro di British Airways, Air Dolomiti e anche l'italiana Neos. L'aeroporto dispone di una sola pista, la 0422, ma veniamo quindi alla storia di oggi, ovvero il volo Airvalet 5378. La compagnia aerea Airvalet è stata una compagnia aerea italiana, per la precisione valdostana, fondata nel 1987 e purtroppo fallita nel 2018. In particolar modo si trattava di una compagnia aerea charter. Per chi di voi non lo sapesse, una compagnia charter, o più in generale un volo charter, a differenza di uno di linea, è un volo che viene organizzato e predisposto per uno specifico motivo, uno specifico evento o per un determinato gruppo di passeggeri. Solitamente questo tipo di voli viene organizzato da tour operator o agenzie di viaggio che, per organizzare appunto il trasporto di gruppi di viaggiatori e turisti presso le loro destinazioni di vacanze, contattano queste compagnie aeree, stipulando spesso anche dei veri e propri accordi commerciali per effettuare dei voli charter specifici per quel determinato gruppo di persone. Di conseguenza, a differenza dei voli di linea, questi voli non hanno una particolare frequenza giornaliera o settimanale o via dicendo. Vengono quindi organizzati ad hoc per delle specifiche circostanze. E questo fu proprio il caso del volo Airvalet 5378. La mattina del 1° settembre 2009 decollò dall'aeroporto di Hurghada in Egitto per dirigersi come destinazione finale all'aeroporto di Roma Fiumicino, passando però come scalo intermedio all'aeroporto di Verona Villafranca. L'aereo invece coinvolto nell'episodio del volo 5378 fu un Airbus A320. Per chi di voi ha già visto i miei video precedenti, potete benissimo saltare questa parte, anche se continuerò a ripeterla nei miei video futuri per chi di voi non avesse effettivamente guardato i miei video precedenti, che vi invito comunque a fare. L'Airbus A320 è uno degli aerei di linea più diffusi al mondo. Al giorno d'oggi esistono più di 11.000 esemplari di aerei della famiglia 320, che comprende anche il più piccolo 318, 319 e il più grande 321. In particolare, l'aereo della storia di oggi era l'Airbus A320 immatricolato come Lima Zulu Bravo Hotel Charlie. Se non lo sapete, la registrazione di un aereo è quell'insieme di lettere e numeri che solitamente si trova nella coda. E un po' come le targhe delle automobili identificano uno specifico aereo. Vi sono un sacco di aspetti e curiosità che riguardano le registrazioni degli aerei e magari ve ne parlerò in un video futuro. In particolar modo, questo aereo fu costruito nel 1992, quindi al giorno del volo 5378 aveva ben 17 anni di attività alle spalle. Nel corso di questi anni ha volato per una moltitudine di compagnie aeree diverse e soprattutto prima della storia di oggi volava per una compagnia bulgara chiamata Balkan Holidays, un'altra compagnia charter. Ed infatti nell'estate del 2009 la Airvalet stipulò un accordo di leasing con quest'ultima compagnia per avere questo particolare aereo, diciamo a noleggio. Questa è una pratica piuttosto comune per le compagnie aeree che, soprattutto in periodi fortemente trafficati come l'estate, nel caso non dovessero disporre di sufficienti aerei, possono chiederli in prestito da altre compagnie. Infatti, l'aereo di oggi aveva la livrea della Balkan Holidays, ma con il logo della Airvalet al posto del precedente. Per quanto riguarda l'equipaggio del volo 5378, premetto subito che non sono stati comunicati nomi o dati particolarmente sensibili, si sanno solamente informazioni più tecniche. Il comandante, 47enne di nazionalità bulgara, aveva alle spalle circa 13.000 ore di volo, delle quali 3.000 a bordo degli aerei della famiglia 320. In passato ha anche volato a bordo di Boeing 767 e sui sovietici Tupolev Tu-154 e Antonov AN-24.
Il primo ufficiale, di nazionalità spagnola, 32enne, aveva alle spalle all'incirca 1.000 ore di volo, delle quali 600 sugli aerei della famiglia 320. Di conseguenza aveva molta meno esperienza rispetto al comandante. Veniamo però adesso ai fatti del 1° settembre 2009. Come detto precedentemente, questo si trattava di un volo con uno scalo intermedio proprio a Verona Villafranca. Quella mattina era partito da Hurghada in Egitto e doveva giungere come destinazione finale a Roma Fiumicino. E la tratta durante la quale effettivamente avvenne l'episodio di cui ho intenzione di parlarvi è proprio il volo da Verona a Fiumicino. L'aereo innanzitutto atterrò a Verona intorno alle 4 del pomeriggio, per poi dirigersi nei minuti successivi nell'area di parcheggio apposita. Una volta spenti i motori, furono sbarcati i passeggeri che avevano come destinazione finale proprio l'aeroporto di Verona Villafranca. A questo punto però è necessario specificare come erano stati caricati bagagli e passeggeri all'aeroporto di Hurghada in Egitto alla partenza del volo. L'Airbus A320 possiede due compartimenti bagagli, uno anteriore ed uno posteriore. Nella parte anteriore furono caricati i bagagli dei passeggeri che avevano come destinazione finale Verona, mentre nel compartimento posteriore furono riposti i bagagli dei passeggeri che dovevano proseguire per Roma Fiumicino, e in cabina i passeggeri erano seduti ai loro posti esattamente in maniera analoga. Quindi coloro che dovevano sbarcare a Verona erano seduti nelle file anteriori, mentre coloro che dovevano proseguire per Fiumicino nelle file posteriori. È quindi evidente come nel momento in cui i passeggeri che effettivamente dovevano sbarcare a Verona lasciarono l'aereo, si creò una situazione piuttosto instabile dal punto di vista della distribuzione dei pesi, poiché praticamente tutto il carico presente a bordo dell'aereo si trovava in coda, e questa condizione fu notata dal personale di terra dell'aeroporto di Verona. Prima di un qualsiasi volo, il personale di terra consegna all'equipaggio un documento preziosissimo noto come load sheet, o letteralmente documento di carico. Su questo documento sono riportate una serie di informazioni come il peso dell'aereo, la quantità di carburante imbarcata, il numero di passeggeri a bordo e una serie di altri dati fondamentali per il corretto proseguimento del volo. Ed infatti nel load sheet del volo 5378 era riportato come i passeggeri dovessero essere ridistribuiti per riequilibrare l'aereo. Ed infatti un membro del personale di terra di Verona comunicò questa necessità all'equipaggio di cabina. I sedili dei passeggeri quindi dovevano essere riassegnati per riequilibrare correttamente il carico dell'aereo. Il comandante ricevette il documento e lo firmò per proseguire quindi con le preparazioni al volo. Ma sappiate addirittura che le operazioni di preparazione al volo durarono meno del previsto. Infatti era stato stabilito che l'aereo sarebbe rimasto a Verona per circa 45 minuti, ma in verità in meno di mezz'ora le operazioni di preparazione al volo erano già concluse. Furono quindi avviati i motori e l'aereo iniziò a rullare verso la pista 04. Alle 4:40 l'aereo si trovava intestata pista 04, pronto per il decollo verso Roma Fiumicino. Il primo ufficiale, che durante questo volo aveva il ruolo di pilot flying, di cui ho discusso nel video precedente, iniziò ad impostare la potenza di decollo. Ma pochi istanti dopo, quando l'aereo raggiunse una velocità di circa 50 km/h, il muso dell'A320 iniziò a sollevarsi da terra autonomamente. La reazione immediata del primo ufficiale fu quella di inclinare il side stick dell'aereo completamente in avanti. Il side stick degli Airbus è il dispositivo tramite il quale il primo ufficiale o il comandante possono impartire i comandi di volo. A differenza di aerei più tradizionali come il Boeing 737, gli Airbus non hanno la classica cloche, ma bensì posseggono dei joystick che comunicano gli input del primo ufficiale o del comandante a una serie di computer di bordo, i quali, grazie all'ausilio di una serie di sistemi che monitorano costantemente l'assetto dell'aereo, impartiscono i comandi più appropriati alle superfici di volo. Questo è un sistema molto sicuro e all'avanguardia, poiché l'aereo, grazie ai computer di bordo, può evitare al primo ufficiale o al comandante di impartire comandi che metterebbero in pericolo la sicurezza dell'aereo. Ad ogni modo, il primo ufficiale, come reazione istintiva all'impennarsi del muso, inclina completamente in avanti il side stick per cercare di riportarlo a terra. E pochi istanti dopo, anche il comandante fece lo stesso, e nella cabina di pilotaggio risuonò un allarme noto come dual input. Dual input. Dual input. Proprio perché l'Airbus utilizza il fly-by-wire, i due side stick non sono collegati meccanicamente tra di loro. Quindi, nel momento in cui il primo ufficiale muove il proprio side stick, quello del comandante rimane comunque in posizione neutrale.
E nel momento in cui il comandante impartisce un comando insieme al primo ufficiale, l'aereo avvisa l'equipaggio che sta avvenendo un conflitto di comandi. È un po' come se dicesse che non sa quale dei due dare retta. In verità, l'Airbus, nel momento in cui avviene una condizione del genere, va a sommare i due input. Quindi, ad esempio, se il primo ufficiale muovesse completamente il side stick verso destra, mentre il comandante completamente verso sinistra, sommando i due input, l'aereo rimarrebbe fermo. Ad ogni modo, l'aereo continua ad accelerare lungo la pista e il muso si solleva sempre di più. Il comandante, inoltre, inizia anche a ridurre leggermente la potenza dei motori, ma neanche 2 secondi più tardi decide di impostare la potenza massima di decollo. E poco dopo, il comandante, che aveva ormai assunto il controllo dell'aereo al posto del primo ufficiale, decide di tirare il side stick completamente verso di sé, andando ad aumentare l'angolo del muso. Probabilmente in un tentativo disperato di decollare, ma dato che l'aereo non aveva ancora l'adeguata velocità per staccarsi da terra, non ottenne altro che un tail strike, ovvero l'urto violento della coda contro la pista. Durante questo disastroso decollo, l'aereo continuò a urtare la coda contro la pista in più occasioni, per poi procedere con una lunga strisciata finale. Il tail strike durante un decollo è un evento davvero molto pericoloso, che può comportare gravi danni per l'aereo, ma di questo ne parleremo più avanti. Dopo circa 30 secondi, effettivamente l'aereo si stacca da terra e inizia a prendere quota, ma per via dell'eccessivo angolo di inclinazione del muso che aveva raggiunto durante questo disastroso tentativo di decollo, per pochi istanti in cabina di pilotaggio risuonò anche l'allarme di stallo aerodinamico. Per chi non lo sapesse, lo stallo aerodinamico è quella particolare condizione molto pericolosa nella quale un aereo può ritrovarsi se non possiede sufficiente portanza per rimanere in volo, generalmente se l'aereo non possiede un'adeguata velocità o se possiede un angolo di incidenza del muso troppo elevato. Il discorso è molto più complesso di così e non voglio addentrarmi in dettagli eccessivamente tecnici per questo video. Nonostante ciò, l'allarme di stallo suonò solamente per pochi istanti e l'aereo effettivamente riuscì a proseguire il decollo. La torre di controllo di Verona non notò questo particolare decollo del volo 5378, che infatti proseguì la sua salita più o meno normalmente. Ad un certo punto, però, il comandante chiese l'autorizzazione alla torre di controllo per fermare la salita dell'aereo a circa 3000 metri piuttosto che proseguire per la quota di crociera di oltre 10.000. Questa inusuale richiesta fu comunque accontentata da parte del controllore del traffico aereo, che chiese comunque se necessitassero anche magari di rimanere in zona piuttosto che proseguire il volo. Ma il comandante comunque li informò che le intenzioni erano quelle di proseguire normalmente per Fiumicino. Ma pochi minuti più tardi, le intenzioni del comandante cambiarono drasticamente e chiese alla Torre di Verona di poter ritornare in aeroporto. Ma cosa era accaduto in quei momenti e perché l'equipaggio si era comportato in questo modo? Benissimo, la mia fotocamera ha deciso di non registrare diversi minuti del video che quindi sto rifacendo. È un giorno diverso, sono cambiate cose probabilmente nello sfondo, mi dispiace, purtroppo è andata così e sono ancora alle prime armi. La decisione di interrompere la salita a 10.000 piedi, ovvero circa 3.000 metri, deriva proprio da una procedura d'emergenza dell'Airbus. Infatti, i piloti sono addestrati per non salire al di sopra di quote per le quali è necessaria la pressurizzazione della cabina in caso si sia verificato un tail strike in decollo. Il motivo di ciò sta nel fatto che in coda nell'aereo è presente la paratia di pressurizzazione posteriore e l'integrità di questa paratia è fondamentale per appunto la corretta pressurizzazione della cabina passeggeri. Un impatto violento della coda contro la pista potrebbe aver effettivamente creato dei danni in questa paratia e un problema di pressurizzazione è assolutamente inammissibile per un volo ad alta quota. Ed infatti, durante il volo 5378, una volta superata la quota di 9.700 piedi circa, sull'ECAM, il display centrale nella cabina di pilotaggio dell'Airbus, appare proprio un messaggio di errore di pressurizzazione. Dopo qualche attimo di incertezza da parte dei piloti, che effettivamente inizialmente volevano proseguire per Roma, aggiungerei anche inspiegabilmente, presero finalmente la decisione saggia di ritornare a Verona. L'aereo a tutti gli effetti aveva subito gravi danni che appunto avevano compromesso il sistema di pressurizzazione della cabina e questo, come ho appena finito di dire, è un problema molto grave che compromette completamente la sicurezza del volo e di conseguenza è necessario ritornare indietro. Fortunatamente, poco tempo dopo, il volo 5378 fa ritorno all'aeroporto di Verona Villafranca, atterrando proprio sulla pista 04 dalla quale era decollato poco tempo prima. Bene, adesso ripasso la parola al me del passato.
In seguito all'indagine dell'ANSV, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, furono attribuite una serie di cause a questo incidente. In primo luogo la mancanza da parte della compagnia di procedure specifiche per quanto riguarda i voli charter multitratta. Infatti, durante questo tipo di voli, che prevedono lo sbarco di una parte dei passeggeri in destinazioni intermedie, è necessario rivalutare la condizione di carico dell'aereo. Durante, ad esempio, un volo di linea da punto A a punto B, si assicuri che tutti i passeggeri e tutti i bagagli lasceranno l'aereo nel momento dello sbarco. Ma ciò ovviamente non è il caso in un volo charter multitratta, come quello operato dal volo Air Valais 5378, dove infatti più della metà del carico presente a bordo dell'aereo è stato sbarcato in un aeroporto intermedio, quindi Verona, andando a creare una situazione di carico assolutamente incompatibile con il volo da Verona a Fiumicino. Inoltre, causa principale di questo incidente è stata la fretta dell'equipaggio con la quale hanno condotto le operazioni di preparazione al volo. Infatti, le assistenti di volo, nel momento in cui sono state ascoltate da parte dell'inchiesta dell'ANSV, hanno riportato che effettivamente nessuna di loro era al corrente della necessità di dover far riposizionare i passeggeri, che era stata comunicata espressamente dal personale di terra di Verona. Inoltre, il documento di carico che era stato consegnato al comandante non riportava effettivamente la condizione che l'aereo aveva in quel momento, ma quella che avrebbe dovuto avere, ovvero un'equa distribuzione di 29 passeggeri per i tre gruppi di sedili che erano effettivamente stati predisposti sull'Airbus A320. Inoltre, un'altra gravissima mancanza dei piloti è stata quella di non aver interrotto il decollo nel momento in cui hanno notato qualcosa che non andava. Il sollevamento del muso da terra era avvenuto nei primissimi istanti del decollo e già in quel momento dovevano interromperlo. Ed infatti è stato notato come il comandante per un attimo ha esitato nel proseguire il decollo, proprio perché aveva inizialmente ridotto leggermente la potenza dei motori, salvo per poi tornare indietro sui suoi passi e impostare la potenza massima. E come detto precedentemente, anche l'iniziale decisione di proseguire per Roma è stata davvero discutibile. Ad ogni modo, dopo questo incidente, l'aereo è stato riparato ed effettivamente rientrò in servizio. Ha continuato a volare per la Balkan Holidays fino al 2013 ed in seguito è stato demolito. Purtroppo non so di eventuali ripercussioni che ha avuto l'equipaggio, anche perché non sono stati divulgati i nomi, quindi non potremo mai saperlo. Sta di fatto che comunque questo incidente può e deve insegnare molto. In aviazione nulla può essere lasciato al caso e di conseguenza la prossima volta che in aereo vi chiedono di cambiare posto, è meglio che lo facciate. O anzi, se notate che tutti i passeggeri sul vostro aereo sono seduti in coda o davanti, qualcosa potrebbe non stare andando nel verso giusto. Questo è tutto quello che so sulla storia di oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto e nel caso lasciate un mi piace, qualche commento e iscrivetevi al canale. Come potete vedere ho cambiato sfondo, luci, fotocamera anche, quindi sto un po' cercando di prenderci la mano con questi video. Premetto che cambieranno ancora molte cose, probabilmente sono ancora in piena fase di sperimentazione, quindi vi prego anche di lasciarmi degli eventuali suggerimenti o pareri personali. Inoltre ho anche aperto una pagina Instagram dove se volete potete seguirmi. Non ho altro da aggiungere e ci vediamo al prossimo video.